di Luigi Serra, combattente reduce della seconda guerra mondiale, al quale i militari renderanno gli onori secondo le procedure poi che stabiliremo successivamente. Intanto ringrazio il colonnello Vito Margiotta, il maggiore dell'Angelo Custode Claudio e il maggiore Cosimo Leuzzi, che sono stati i protagonisti e coloro che hanno messo su questa organizzazione e anche hanno inteso rendere onore appunto al combattente Luigi Serra, classe 1913, per i fatti d'armi nell'ultimo conflitto bellico. Per tale circostanza la città di Galatina, da me in questo momento rappresentata, ha inteso organizzare una cerimonia di consegna delle medaglie ai figli, quindi attribuite alla memoria del concittadino. Alla pubblica cerimonia partecipano quindi le autorità militari nella consegna delle medaglie, i familiari e gli eredi del soldato Luigi Serra e le associazioni combattentistiche e di Arma. Mi preme ricordare, come diceva il colonnello Vito Margiotta, che è in itinere anche il riconoscimento della medaglia per la liberazione, quindi ci troviamo di fronte ad un reduce che si impegnò nella seconda guerra mondiale e quindi si impegnò anche nel momento in cui l'Italia, dal 1943 al 1945, visse dei momenti drammatici che poi portarono alla liberazione il 25 aprile del 1945. Quindi a questo noi casualmente il nipote Mimmo Martina mi ha fatto dono in questo momento di un libro da lui scritto, dove dice appunto: c'è un luogo della memoria che vive dentro ciascuno di noi. Io credo che la memoria storica va trasmessa soprattutto alle nuove generazioni, perché alcuni valori vanno trasmessi e vanno fatti proprio dalle nuove generazioni che magari non conoscono il valore e non conoscono il ruolo che i loro avi hanno svolto in questa società. Valori che vanno di realtà, valori di coraggio, valori di identità, che vanno ritrasmessi alle nuove generazioni perché prendono coscienza di un percorso, magari di un periodo brutto, affinché poi non si possa più riverificare quello che è successo negli anni bui dal 32, dal 28 fino al 45. E quindi è necessario alimentare il fuoco, il simbolo, il messaggio della pace, il messaggio della solidarietà, il messaggio della generosità, della solidarietà, affinché appunto del coraggio anche, che fu evidenziato soprattutto nelle gesta di Luigi Serra. E quindi questo è il messaggio che lui ci dà, un messaggio di coraggio, un messaggio di solidarietà, un messaggio di generosità verso gli altri. In un momento in cui viviamo momenti di crisi difficili, di confusione, soprattutto per le nuove generazioni, e questi esempi rimangono un esempio importante da seguire e soprattutto i giovani dovrebbero fare tesoro di questa bellissima esperienza. Vi ringrazio per essere giunti così numerosi. Io cedo la parola al colonnello Margiotta, che parlerà in maniera specifica del riconoscimento al soldato Luigi Serra. Vi ringrazio. Buonasera a tutti gli intervenuti. Sì, penso come in ogni circostanza pubblica che sia degna, istituzionalmente degna, di fare intonare l'inno nazionale, signor Sindaco, perché lo ritengo assolutamente fondamentale. C'era un operatore qua intorno poco fa. Ah, ecco, forse già. Grazie.
così come è stata ricostruita dai documenti rinvenuti negli archivi. Forse non mi sono presentato, sono il maggiore consulente, sono capo sezione matricola del centro documentale dell'esercito a Lecce. Dicevo del soldato Luigi Serra, nacque da Antonio e da Duma Stella in Galatina il 31 gennaio del 13. Alla prima visita medica fu dichiarato prevedibile, nonostante fosse molto alto e robusto per diciamo, le caratteristiche antropomorfiche medie dell'epoca. Infatti era alto 1,74 m, così almeno viene scritto sulle sue, sui suoi documenti. Nella circostanza si dichiarò giardiniere ed aveva il diploma di terza elementare. Anche questo era una nota, diciamo, che emergeva rispetto alla media. Quindi, soldato di leva della classe del 13, rispose la chiamata alle armi della classe del 1915, questo per un disposto normativo che era intervenuto nel mentre. Viene chiamato poi alle armi, definitivamente, il 5 di novembre del 1936 e si presentò al 14° reggimento di artiglieria di Bari, dove prestò servizio per un anno e quindi un anno dopo, il 4 novembre del 1937, fu posto in congedo limitato per fine di ferma. Nell'imminenza di noti fatti bellici, in data 28 di agosto del 1939, viene richiamato nuovamente presso il reggimento cui aveva prestato servizio, quindi il 14° artiglieria in Bari, dove sostiene un corso di istruzione, probabilmente su sistemi d'arma che in quel momento erano stati adottati dalla Forza Armata. Infatti, il 19 dicembre successivo del 40 fu destinato al distaccamento di Gioia del Colle. C'era un distaccamento di questo 14° reggimento artiglieria. Pochissimi mesi dopo, nel maggio del 41, precisamente il 16 di maggio, nuovamente viene trasferito ad altro reparto e questa volta presso il 3° reggimento artiglieria di Bologna. In questa sede, Luigi Serra, nell'agosto del 42, fu assegnato al 155° reggimento mobilitato in Montenegro. Sostanzialmente veniva precettato per andare in guerra all'estero sul fronte. Cosa avvenne lì? Intervenne l'8 settembre, quindi l'artigliere Luigi Serra, come tantissimi, come una moltitudine dei soldati d'Italia, fu dichiarato sbandato e questo risulta agli atti. Tuttavia, in realtà non era sbandato, semplicemente era stato catturato dai tedeschi, imprigionato e deportato. Questa è la verità. E soprattutto in queste circostanze, come in altre che ci sono state presso il centro documentale, che è relativa appunto al riconoscimento sia pure postumo di quanto a suo tempo non fu dato perché le persone non sapevano, ovvero sia una volta espletato il servizio militare in guerra tornavano alle proprie case e sicuramente dimenticavano la parentesi, appare secondo me oltremodo significativo ricordare che i soldati italiani, i nostri concittadini deportati dai tedeschi, erano privati dello status di prigioniero di guerra, secondo quanto disposto dalle normative della Convenzione di Vienna. In sostanza, i nostri concittadini soldati catturati dai tedeschi potevano essere considerati come numeri o come bestiame, e così venivano trattati. Non avevano titolo a nessuna dignità o diritto. Sempre dai documenti disponibili relativi al nostro amico e concittadino scomparso, si ignora del come e del perché, almeno stando alla lettura asettica, critica, di come Luigi sia riuscito, contrariamente a moltissimi altri commilitoni, a sopravvivere. Perché le condizioni di internato erano veramente incredibili, insostenibili. C'è un'ampia documentazione fotografica anche di questo, e tuttavia lui riesce a liberarsi, fugge, rientra in Italia e lo fa il 12 di agosto del 1945. Cosa fa? È ancora ligio e osservante delle regole, rispettosissimo di queste norme. Si presenta al distretto militare di Lecce. Ad una prima licenza che gli viene concessa di 60 giorni, badate bene, con assegni, quindi viene pagata questa licenza. Segue poi il congedo, segue il rimpatrio. Ecco il motivo della nostra riunione oggi, grazie signor Sindaco, ma poi sicuramente più autorevolmente di me lo farà il mio comandante, è che su richiesta della famiglia, ed in particolare del signor Antonio, che è qua a fianco a noi,
dei suoi fratelli Stella, Luce e Sergio, eredi del soldato Luigi, il centro documentale di Lecce, comandato dal mio comandante qui a fianco, Vito Margiotta, ha istruito questa pratica per il riconoscimento di quanto a suo tempo non fu richiesto in vita. A conclusione di questo iter amministrativo in data odierna, vengono riconosciute le seguenti medaglie che saranno consegnate subito dopo. Al defunto Luigi Serra viene conferita la croce al merito di guerra per ciclo operativo, la croce al merito di guerra per internamento in Germania, il distintivo per il periodo bellico 40-43 e la medaglia commemorativa per la campagna di guerra 40-43. Inoltre il distintivo per la campagna di guerra 44-45, scusate, e la medaglia commemorativa sottesa alla guerra di liberazione. Il centro documentale ha inoltre richiesto alle competenti autorità di Lecce, in quanto spetta, la concessione del diploma d'onore di combattente per la libertà d'Italia, cui faceva riferimento il nostro sindaco poco fa. Con questo io ho concluso il mio brevissimo e spero significativo intervento, atteso che adesso il mio comandante potrà effettuare la consegna delle spettanti medaglie. Normalmente non sono abituato a parlare seduto, anche quando ho fatto qualche lezione mi piace stare in mezzo alla gente. Allora io intanto ringrazio il signor sindaco per questa bellissima manifestazione, per l'invito a poterla fare, ringrazio i familiari per aver accettato questo modo di porre in evidenza la figura del padre. E ringrazio soprattutto la cittadinanza. Io vedo che numerose, io spero che non siano tutti eredi. Questo ha un significato particolare, cioè parlare alla gente per questa circostanza è proprio il segno che noi vogliamo dare. Prima il signor sindaco ha parlato di memoria, un popolo senza memoria non ha ragione di essere, non ha ragione di esistere. Qui siamo davanti all'istituzione militare, siamo davanti alla bandiera italiana, c'è anche quella europea, ma soprattutto quella italiana. C'è il gonfalone della città, quindi è rappresentata tutta la città. Quindi il significato del Luigi Serra, è una cosa importantissima. Porta quello che è l'alto valore, cioè di un combattente, di qualcuno che ha giurato di prestare servizio militare, ha giurato fedeltà ed è stato tale, sempre fedele, quindi ha combattuto, è stato fatto prigioniero, sarà scappato, è stato liberato, è tornato, si è presentato di nuovo al distretto. Quindi questo valore, questo alto segno di civiltà, forse oggigiorno è bene che venga riportato all'attenzione un po' di tutti, all'alto senso del dovere che dobbiamo avere tutti noi, nelle nostre piccole cose. Quindi è per questo che veramente ringrazio il sindaco di avermi dato questa opportunità di poter partecipare ai familiari e davanti a tutta la cittadinanza questo riconoscimento che purtroppo non è stato fatto in vita, purtroppo perché magari con negligenza di non richiederlo, perché sicuramente ci sono tante persone che lo hanno richiesto a suo tempo perché sono più attente alla conoscenza di norme e quindi è stato richiesto, ma altri meno fortunati, ma non meno importanti, non meno degni di uguale riconoscimento. Quindi che sia di esempio a tutti, che sia di esempio e monito per quanti non rispettano il proprio dovere, e quindi dobbiamo prendere esempio da questa persona che ci ha lasciato, ma sicuramente attraverso i figli ha saputo tramandare questo dovere, questo sentimento di alto senso civico che lui ha portato avanti nella sua vita. Quindi io non voglio dilungarmi oltre perché, ripeto, la cerimonia è molto semplice nella sua forma, ma profonda nel significato. Spero che quanti sono qui presenti possano accettarla per quello che effettivamente rappresenta, quindi il riconoscimento di un uomo
che ha combattuto per l'Italia, che ha partecipato per l'Italia e ha reso la sua vita per l'Italia, tutta la sua vita. Quindi, complimenti alla signora Serra. Per la consegna dei riconoscimenti viene concessa la croce al merito di guerra per ciclo operativo al fu soldato artigliere Luigi Serra. Consegna questa prima concessione il colonnello Vito Margiotta, riceve il figlio Antonio Serra. Prego. Viene conferita la croce al merito di guerra per internamento in Germania, è la seconda concessione, tecnicamente si chiama così. Consegna il maggiore dell'Angelo Custode Claudio, capo ufficio concorsi al CEDOC, al Centro Comunità di Lecce, e riceve il figlio di Luigi Sergio Serra. Viene conferita il distintivo per il periodo bellico 40-43 e la medaglia commemorativa per la campagna di guerra del 40-43 sempre al nostro soldato Luigi Serra. Viene consegnata alla signora Stella Serra, che è qui presente, grazie signora. Consegno io questa volta. Viene conferita la medaglia commemorativa per la campagna 40-43 e in particolare la medaglia commemorativa per la guerra di liberazione. Consegna il signor sindaco del comune di Galatina insieme al comandante del centro di comunità di Lecce, riceve la signora Luce Serra. Prego. Di ascoltare le note del silenzio in memoria del nostro combattente. Prego.
terminato. Penso che forse il signor Tarantini voleva intervenire, ma l'abbiamo accennato prima. Martina, avevo citato un po' come introduzione del libro storie salentine dal vissuto di 90enne che richiama la memoria e la vita di Luigi Serra, quindi mi sembra doveroso dargli la parola. Prego. Buon pomeriggio a tutti, sono Nico Martino, il primogenito di Maria, figlia maggiore dell'amato nonno Gigi. Essendo il nipote più grande, ho potuto condividere gran parte della sua vita e a nome di tutta la famiglia Serra intendo ringraziare i presenti, così numerosi, che ci hanno onorato, onorandoci così della loro presenza, e anche hanno contribuito a far sì che la manifestazione relativa alla consegna delle medaglie alla memoria del nonno riesca nel modo migliore. Grazie. Ringraziamo il sindaco di Galatina, anche il nipote di nonno Cici, che fin dal primo momento ha dimostrato piena disponibilità nella realizzazione della cerimonia di consegna delle medaglie attribuite alla memoria. Ringraziamo i comandanti Cedocco di Lecce, che in virtù del loro ruolo istituzionale, cui ricoprono, dimostrando piena condivisione, hanno permesso all'intera famiglia del Nucici l'onore di vedere realizzata, a seguito di una richiesta ufficiale, l'intera cerimonia. Ringraziamo le autorità militari, le associazioni combattistiche e d'arma. Infine, ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a riscoprire la figura di nonno Cici e di quanti, come lui, di sacrificio e la povertà, hanno saputo costruire per noi figli un migliore futuro. Grazie. La circostanza mi consente di fare cenno a un mio lavoro, di un libro che, grazie a nonno Cici, da cui trago ispirazione, grazie ai suoi racconti, io ero piccolo quando andavo a trovarlo insieme a mia madre nella sua casetta al centro storico di Galatina, mi rendevo conto che la sua storia mi ha sempre appassionato. Ripeto, ero un bambino curioso e quando lo andavo a trovare mi facevo raccontare l'episodio delle patate. Già credece combattente della Grande Guerra, si ritrovò internato nella Seconda Guerra Mondiale in uno dei tanti campi di concentramento del Terzo Reich. Il Gebreiter, il caporale tedesco, che lo sorvegliava a vista imbracciando il fucile, gli ordinò di sbucciare una montagna di patate. Alla fine non gli permise di prendere neanche una, ma solo una manciata di bucce. Questo è il racconto che lui continuava a ripetere continuamente. Ovviamente crescendo la cosa mi incuriosiva sempre più e io lo incitavo a raccontare altri episodi, altri aneddoti della sua storia militare. E da qui nasce un lavoro appassionato per quel che mi riguarda, che mi ha permesso di avvicinarmi sempre più alla storia contemporanea e a sviluppare alcuni temi relativi alla Seconda Guerra Mondiale. È proprio questo lavoro che viene concentrato, grazie a nonno Cici, proprio in quel periodo, e riporta diversi aneddoti che intendo far leggere, se me lo consentite, dalla pronipote. Qui siamo tutti numerosissimi, un po' perché abbiamo tanti parenti, la famiglia è numerosa, ma perché siamo arrivati anche alla quinta generazione. Tanti, perché ripeto, la famiglia di Nucici era già numerosa di per sé. Ogni figlio ha prodotto tanti altri, quindi la razza si è moltiplicata. E da quanto vedo non manca assolutamente nessuno. Quindi questo sa significare il sentimento che tutti proviamo alla memoria di Nucici, che sicuramente ci sta. Adesso
Alessandra, ripeto, pronipote di nonno, che dall'altro è stata impegnata a trattare un tema in modo particolare, in virtù del suo ruolo di professoressa universitaria presso l'Università del Salento di Lecce, e proprio a seguito di un'intervista, lei è laureata in lingue e conosce il tedesco meglio di qualunque altro, quindi è stata invitata dalla sua professoressa, prima che diventasse anche lei una docente, di intervistare mio nonno e di riportare l'intervista, tradurla in tedesco. Quindi nonno Gigi è sempre presente in tutte le nostre iniziative ed è stato sempre presente nei nostri pensieri. Quindi voglio dire, per noi è stata una grande istituzione, è un grande uomo. Adesso continua Alessandra. Io mi metterò a leggere alcuni passi, non farò menzione dell'intervista, anche perché l'intervista era di carattere socialissimo, quindi... Era una sera dei primi di novembre, tornavo dal frantoio dopo una giornata di duro lavoro, dal momento che già da giorni era partita la nuova stagione della molitura delle olive. Arrivato a casa, trovai la sorpresa. Era arrivata la cartolina rosa. Dovevo presentarmi nel successivo dicembre al distretto militare di Bari per essere arruolato nell'esercito. L'Italia era già entrata in guerra. Non ne fu sorpreso in quel momento, ma mi emozionai tantissimo, mi sentivo importante. Potevo dire ai miei futuri figli c'ero anch'io in quell'esercito che in quei giorni sembrava invincibile. La visita, se così la vogliamo chiamare, fu solo una formalità, un'occhiata, e dopo aver dato le generalità via, abile. Era questa l'euforia che si viveva allora, e anch'io ne fui contagiato. Certo, il mio entusiasmo era ridimensionato dalle preoccupazioni che prendevano corpo nella mia mente. Lasciavo la famiglia nel momento meno opportuno, perché avevo bisogno del mio sostegno economico. Partivo in un periodo in cui Carmella aveva fretta di sposarmi, e la cosa non era strana, ma non ero ancora pienamente convinto di quello che volevo e della mia posizione presso il frantoio. Il mio lavoro non era proprio stabile e avevo paura di mettere su casa. Io all'epoca avevo 20 anni, lei qualche anno in meno. Con pochi lieti pensieri mi preparavo alla partenza. Un assaggio già l'avevo avuto quando indossai la divisa premilitare e fui istruito ad imbracciare il moschetto in quei sabati fascisti che per nulla facevano presagire la vera guerra. Ho ricordi confusi, ma ciò nonostante proverò a ricordare. Fui arruolato nel dicembre del 40 e destinato al reggimento artiglieria. Mi ritrovai dopo accorpato alla divisione Puglia e quindi sul fronte balcanico, dove incontrai altri soldati miei compaesani. Un mese prima aveva avuto inizio l'invasione italiana della Grecia, annunciata da Mussolini, che aveva pronunciato il 18 novembre del 1940 dal balcone di Palazzo Venezia le seguenti parole: «Spezzeremo le reni alla Grecia». Successivamente, nel 1942, mi trovavo sul fronte russo, da dove, per mia fortuna, fui rimpatriato e ricoverato. Per ferita alla testa, inizio di congelamento, presso l'infermeria dell'ospedale militare in Lombardia. L'ospedale era talmente pieno di feriti da costringere gli ospedali civili a prendere in forza tutti quelli in soprannumero e aspettare passivamente la fine della guerra. La guerra però tardava a finire, i bombardamenti continuavano ed io continuavo a vivere momenti di terrore. Sembrava che la terra dovesse scoppiare da un momento all'altro sotto i nostri piedi. Man mano che ci avvicinavamo al fatidico 8 settembre, le notizie divenivano sempre peggiori. Il furore bellico imperversava dovunque. Ci giungevano notizie terribili. I tedeschi, che noi ancora consideravamo nostri alleati, avevano sfondato una caserma con i carri armati. In una città vicina avevano fucilato molti nostri soldati ed altri li avevano caricati su carri merci sigillati per deportarli in Germania. Rimasero in pochi e per lo più feriti, in attesa di tempi migliori o peggiori, mentre la sera alla radio Leila Andersen cantava Lili Manlen, la più bella canzone di una brutta guerra. Come bestie ci caricavano su delle tradotte di un treno merci e per ogni tradotta vi prendemmo posto in circa 50. Di lì il calvario, senza cibo, senza acqua, senza servizi igienici, senza un posto specifico dove fare i nostri bisogni corporali e senza aria, ci fecero partire verso l'ignoto.
Viaggiavamo a rilento e quando fummo a Tarcisio il freddo cominciò a farsi sentire. Nessuno si preoccupava minimamente di noi e nulla cambiò fino a Vienna. Solo lì, erano trascorsi quasi 3 giorni, avemmo il nostro primo rancio. Una cesta di mele ci venne catapultata dall'alto di una botola che si apriva sul tetto del vagone. E lì perdemmo, me ne resi subito conto, ogni nostro ritegno, perché come bestie ci buttammo sopra per accaparrarcene qualcuna in più rispetto agli altri. Eravamo tutti in una cloaca massima. Poi, poco dopo, riprendemmo ancora il viaggio e solo dopo 4-5 giorni raggiungemmo la meta, il campo di concentramento di Fürstenberg, immerso fino a contenere quasi fino a 50.000 persone. Che dico, 50.000 capi di bestiame, tali eravamo ormai. Era diviso in più zone da interminabili barriere di filo spinato. Ci impressero un numero su una manbraccia e da quel momento non fui più Luigi Serra, ma il numero 259627. Che umiliazione, sempre con meno cibo. Pane di segale, brodo di rape, qualche patata marcia e tisane al tiglio. Ci volevano indurre a rimbracciare le armi e volgerle contro i nostri stessi fratelli, che in patria, in Italia, da partigiani si battevano per le armi contro i tedeschi. Non vi riuscirono, salvo in alcuni spariti casi, ma per fame dovemmo accettare il ricatto di lavorare per loro. Per noi che accettammo si aprì la via del Coppus, per un lungo periodo, poi ancora verso Potsdam. Qui alcuni furono impegnati a lavorare per la riparazione delle strade ferrate, altri impiegati nelle locali miniere e altri ancora, come nel mio caso, presso ditte locali. Il trattamento comunque era sempre lo stesso. Poco cibo, niente considerazione e freddo. Tanto freddo, sia sul lavoro che nelle baracche. Si mangiava solo una volta al giorno, nel tardo pomeriggio, quando terminavamo di lavorare. La sporcizia imperava dappertutto, sebbene ci desse da fare per mantenere un certo decoro. E pulci e pidocchi saltellavano ovunque. Ci sentivamo come tagliati fuori dal mondo, perché nessuna notizia riusciva a penetrare dall'esterno, verso l'interno e viceversa. Questa situazione si protrasse fino al marzo del 45, quando cominciò a serpeggiare la notizia che gli alleati erano alle porte di Potsdam. Il nervosismo dei tedeschi ne era la prova più evidente. L'8 aprile del 45 fummo tutti rinchiusi in certi pseudo-bunker e di lì a poco le prime avvisaglie di quello che stava per succedere. Dai rumori assordanti che ci provenivano, potevamo capire che il cielo pullulava di aeroplani, naturalmente americani, inglesi e francesi, che cominciarono a martellare la zona e non la smisero fino al 13 aprile, quando il campo fu occupato dai russi e noi, io, riacquistai la libertà. Questa manifestazione in memoria di Luigi Serra, vi invito a un breve aperitivo. Grazie. Insieme a Serra Leone, il figlio del Serra Luigi, ho osservato che ha fatto ci vuole raccontare un po' la cerimonia che è stata oggi tra i suoi comandanti.